riflessione sulla generazione 06, anche quella dei fanciulli e dell'adolescenza, è l'azione fulcro del progetto Dalle parole ai fatti. Ci siamo ispirati ai programmi Nati per leggere e Nati per la musica. Per cui questa biblioteca è stata allestita, in questo momento è pensata proprio per i programmi Nati per leggere e Nati per la musica. Per cui c'è proprio una sezione per i bambini, sia di lettura che di strumenti musicali per bimbi, e poi una sezione per i ragazzi, anche con una visione un po' moderna. I ragazzi oggigiorno hanno difficoltà e sono molto attratti, come una volta, da quelli che chiamano i novel graphic, sarebbero i fumetti. Per cui stiamo cercando di immaginare come possiamo svilupparlo. Abbiamo anche una sezione internet dedicata magari ai ragazzi, no, che non hanno la possibilità di avere un PC a casa. Quindi la biblioteca di quartiere dovrebbe servire, speriamo, ad avvicinare i ragazzi e le generazioni del territorio all'istituzione bibliotecaria. Ma fondamentalmente sono i due programmi, lettura e musica, due strumenti che noi riteniamo fondamentali per una sana crescita, appunto, dei bambini e dei ragazzi. In un quartiere come questo di Giostra una realtà di questo tipo mancava. Siete partiti da questa esigenza per realizzare questo obiettivo, e come volete raggiungere la comunità che vive in questo luogo? Il quartiere è controverso, non è più periferico, però ha varie stratificazioni sociali. La nostra è una sfida, sì, che parte sicuramente dal fatto che c'è un'alta dispersione scolastica e una difficoltà proprio nelle generazioni, soprattutto le più giovani. E quello che stiamo facendo è delle microazioni direttamente nel territorio, soprattutto utilizzando gli spazi come gli oratori, nei quali stiamo facendo delle attività. Quindi in qualche modo ci stiamo facendo conoscere, stiamo offrendo nuovi servizi.